Sono circa 250 e sono sparse tra musei e collezioni private di tutto il mondo. Hanno colori e formati diversi, ma hanno tutte lo stesso soggetto. Sono le ninfee di Claude Monet, una serie di quadri dipinti nel primo ventennio del Novecento. Le ninfee sono la variazione sul medesimo tema dei fiori acquatici del suo giardino di Giverny. Qui il pittore si trasferisce per trascorrere la vecchiaia con la sua seconda moglie Alice. E proprio qui nasce il suo giardino in stile giapponese, influenzato dalla moda orientale di fine secolo. In mezzo a tante specie di fiori locali ed esotici si trovano un laghetto e un romantico ponticello. Questa veduta da cartolina costituisce il punto di partenza per la serie. Infatti, in una prima fase Monet si concentra sia sul giardino che sulle ninfee, colte nei più svariati momenti della giornata e dell'anno, per catturare le variazioni cromatiche annesse. Dal 1912, anno in cui l'artista inizia a soffrire di cataratta, si apre una seconda fase, in cui i fiori diventano protagonisti assoluti. Lo sguardo si restringe su di loro, come lo zoom di un obiettivo. La loro forma arriva a dissolversi, complice anche la malattia agli occhi, e di loro non rimangono che incantevoli colori. Non è la prima volta che Monet dipinge in serie, però le ninfee hanno qualcosa di speciale, perché costituiscono l'approdo del suo lavoro di ricerca pittorica di tutta una vita. Il tema dell'acqua incontra quello del cielo e si unisce alla passione del pittore per queste piante. Le pennellate non disegnano contorni precisi, non delineano forme nette, ma vengono accostate per ricreare i giochi di riflessi del cielo e del laghetto. I colori sono ravvicinati e non mischiati. Da vicino non si coglie nulla, ma provate a guardarle da lontano. Che meraviglia! Le ninfee sono così care al loro autore che egli decide di donarne 12 allo Stato francese subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, come messaggio di pace e speranza per il futuro. Alla sua morte, infatti, queste tele vengono esposte al Museo dell'Orangerie di Parigi.